un forte vortice depressionario si sta avvicinando sul nord, Europa interessando Francia, Germania e Regno Unito inglese, tanto sulla Spagna e nel resto d'Europa. Condizioni di tempo buono. Previsioni meteo per martedì 18 ottobre, al mattino su tutte le regioni, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio e in serata, la situazione si manterrà stabile. Nelle ore serali e notturne, cielo stellato con poche nuvole. Buona serata e ben ritrovati con Dentro la Notizia. L'ex campione del mondo Mario Cipollini, campione del mondo di ciclismo, è stato condannato a 3 anni di reclusione dal Tribunale di Lucca in un processo che lo ha visto imputato per i reati di lesioni e minacce alla ex moglie che l'aveva denunciato nel 2017. Nel processo il PM aveva chiesto 2 anni e 6 mesi. Cipollini è stato condannato anche per le minacce al nuovo compagno della ex. E adesso parliamo di cronaca, perché per quanto concerne il caro energia, almeno in Puglia bisognerà pagare 1 miliardo. Il forte allarme che è stato lanciato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia all'inizio della 85esima edizione della Fiera delle Vanghe. Per i dettagli sentiamo la redazione di Teleregione. I comuni allo stato attuale hanno bisogno complessivamente di circa 1 miliardo di euro aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati per far fronte ai costi dell'anno in corso e per i primi mesi dell'anno prossimo. È l'allarme lanciato dal presidente ANCE, sindaco di Bari Antonio De Caro, durante l'inaugurazione dell'85esima campionaria, secondo i dati raccolti dalla struttura tecnica di ANCI. Il comune di Bari, ad esempio, lo scorso anno ha speso 7,3 milioni per l'energia, quest'anno la stima è di 16,3 milioni, sono 9 milioni di euro in più, con un rincaro del 127%, a fronte di un ristoro da parte del governo di poco più di 3 milioni di euro. Capite bene, ha detto De Caro, che il rischio di dover tagliare i servizi sociali e i contributi per lo sport e per la cultura è più che reale. Noi sindaci, ha detto De Caro, siamo sempre stati in prima linea in caso di emergenze, ma non è possibile far fronte a una situazione di tale portata e con tali incertezze, affidandoci ancora una volta all'iniziativa, a volte disperata, degli amministratori locali che in queste settimane devono scegliere se spegnere le luci per strada o rinunciare alle luminarie di Natale. E poi il punto sulla guerra. Per la prima volta dal dopoguerra si parla di scarsità di materie prime, si parla di razionare il riscaldamento nelle scuole e di ridurre l'illuminazione per le strade. Si è svolta all'insegna dell'inclusione e dell'integrazione sociale la Giornata Mondiale della Salute Mentale, organizzata dalla ASL Foggia in collaborazione con l'ANPIS Puglia, in cui si sono svolte una sorta di olimpiadi in cui erano protagoniste le persone con disagio psichico, operatori sanitari del Dipartimento di Salute Mentale. Per il presidente di ANPIS Puglia, Lo Conte, e anche bello e anche condividere il calcio se è integrato con lo stigma ed in nome della unitarietà della persona. Per il commissario straordinario della ASL Foggia Nigri, questo è un tema che ci impegna in maniera costante. Abbiamo unito le forze per testimoniare il nostro impegno corale a favore dell'inclusione e dell'integrazione sociale delle persone fragili affette da disagio psichico. Oltre al prezzo del gas, bisognerà tenere conto anche con la guerra ucraina in corso, anche quando costerà il pane. Infatti non è soltanto il caro bollette a mettere su questo, ma anche la condizione legata alle bollette dei panificatori, che sono quadruplicate. Dopo il latte a 2 euro siamo arrivati a pagare il pane quasi 5
euro al chilo, prezzi tutt'altro che popolari e non sempre alla portata di tutti. A questi rincari poi si aggiungono gli aumenti delle materie prime e questo è il grido che è stato lanciato da un'associazione che si occupa appunto di queste problematiche. Dall'inizio della guerra si è avuta una escalation ingestibile e ingovernabile su tutti i fronti. Adesso andiamo ad occuparci della sesta provincia pugliese della Barta per parlare di scuola, perché rimane invariato il dimensionamento scolastico 2022-2023. News 24.7. Non cambieranno il loro assetto neanche per l'anno 2023-2024, è quanto ipotizzato dalla giunta comunale dopo l'approvazione della delibera che conferma l'attuale dimensionamento scolastico con 5 istituti comprensivi, 3 circoli didattici e 2 scuole secondarie di primo grado, in attesa comunque del parere decisivo della regione. 10 autonomie scolastiche per un totale di oltre 9.500 alunni previsti. Non ci sarà anche per il prossimo anno l'abbassamento a 9 autonomie scolastiche come ipotizzato lo scorso anno dall'amministrazione comunale. Il piano però fu stoppato dalla Regione Puglia sia per le tante voci discordanti sulla possibilità di accorpare istituti estremamente distanti tra loro e con diverse peculiarità, e sia perché si stava appena uscendo dall'emergenza Covid. Per il prossimo anno comunque la proposta dell'amministrazione comunale resta quella della conferma dell'attuale assetto, ipotesi questa anche per attendere l'insediamento del nuovo ufficio scolastico provinciale, continuando a lavorare su eventuali modifiche maggiormente condivise con l'intero mondo della scuola in città. Tanti, lo scorso anno, furono infatti i pareri negativi della base, a partire dai consigli d'istituto che quasi nella loro totalità fecero pervenire in regione il proprio disappunto al nuovo piano dell'amministrazione comunale, stessa idea dei sindacati e delle associazioni dei genitori. Eccoci alla pagina sportiva, cominciamo con la Serie A. La Roma ha vinto il posticipo delle 18:30, valido per la decima giornata del campionato. I giallorossi di José Mourinho hanno vinto con il punteggio di 1-0, grazie alla rete segnata al nono minuto del primo tempo da Pellegrini su calcio di rigore. Come vedete, è in corso da 11 minuti l'ultimo posticipo di questo turno. Lecce-Fiorentina è ancora ferma sullo 0-0. Va anche ricordato che il Napoli si trova in netta alla classifica solitario, grazie al successo sul Bologna per 3-2. Pallavolo adesso, il post gara di pallavolo di Felice Libera Virtus Futura Teramo, seconda giornata del campionato di Serie B2 femminile. Formazione Opantina ha perso con il punteggio di 3-0, ma si sono viste delle buone cose, soprattutto nel terzo set. Ne abbiamo parlato con il tecnico della formazione Opantina, Michele Draco. Senti Michele, io partirei dalle cose buone del terzo set, perché le ragazze l'hanno giocato bene punto a punto, poi abbiamo visto quello che è successo nell'analisi della partita. Cominciamo da qui? Sì, possiamo anche cominciare da qui, però non abbiamo fatto male nei primi due set, ci manca quella continuità che è dettata dalla compattezza di squadra che dobbiamo trovare sicuramente in allenamento, ci vuole tempo, però già all'ultimo set si sono viste cose buone, siamo stati sfortunati perché loro col libero hanno tirato su di tutto. Poi sbagliamo l'ultima battuta, questo non ci sta, si deve servire per esperienza. Comunque, tutto sommato, diciamo che sono relativamente soddisfatto per quello che si è visto dalla nostra squadra fino ad ora. Oggi abbiamo finalmente fatto qualcosa in più rispetto alle altre gare, però dobbiamo fare molto di più. Certo, sapendo che si tratta di una stagione particolarmente difficoltosa, ma anche con un gruppo che si deve amalgamare, come tu mi avevi detto anche nella stagione, all'inizio della stagione stessa, Michela. Eh sì, in questo ci vuole soltanto il tempo e la pazienza soprattutto. Vedremo, lavorando ce la faremo. Senti Michele, oggi il pubblico davvero vi ha dato un po' più di sostegno come tu avevi chiesto. Sì, ce l'ha dato il sostegno. Devo ringraziare il pubblico che è stato bravo dall'inizio alla fine. Un'ultima domanda, adesso si torna in palestra e poi prossimo weekend una trasferta durissima. Una trasferta a Cutrofiano dove dobbiamo assolutamente cercare di fare il punto. Speriamo bene.
Eccoci qui, allora con le parole di Michele Drago siamo arrivati al termine di questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi di notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani mattina con Mattina 24 Live. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.